La missione del Circolo Laudato Si di Assisi, che è nato nel santuario della spogliazione, il luogo dove Francesco ha abbandonato un po' i suoi abiti e li ha ridati al padre, e che si sviluppa grazie anche alle famiglie di Assisi, a diverse realtà, è anzitutto quella di lodare il Signore, ma non a parole, ma come ci insegna San Francesco nel Cantico delle Creature, è quella di lodare attraverso tante creature, attraverso tutte le creature. Abbiamo per esempio un rapporto con diverse realtà che vivono intorno ad Assisi, nella campagna di Assisi, ma anche accogliendo per esempio anche il grido dei poveri, il grido della terra. Questo noi lo facciamo attraverso dei momenti di preghiera e attraverso dei momenti di riflessione in cui cerchiamo di migliorare i nostri stili di vita. Quindi, oltre agli incontri che facciamo periodicamente per fare un po' un punto della situazione del nostro cammino di conversione ecologica, ci sono diverse iniziative. Una di queste è proprio quella di questo orto, l'orto Laudato Si, che nasce come un luogo comune. È un orto in cui praticamente ciascuno nel circolo può liberamente lavorare e in cui tutti i frutti della terra verranno divisi tra i vari componenti del circolo. Abbiamo studiato la Laudato Si e abbiamo fatto amicizia in modo particolare tra le varie realtà presenti nel territorio con una fondazione che è la Casa Regina della Pace. Ed è questo il luogo in cui noi stiamo dando vita a questo orto Laudato Si, perché proprio l'ascolto del grido dei poveri che vengono accolti in questa casa è il grido che ne sta vivendo il creato attraverso l'azione distruttiva dell'uomo. Attraverso quindi questa analisi e con uno sguardo contemplativo, uno sguardo di lode, tipico, no, del Cantico delle Creature di San Francesco, abbiamo sentito la chiamata all'azione e abbiamo compreso ancora di più il senso dell'enciclica Laudato Si, un libro stupendo che non va messo in una libreria, ma che ci richiama veramente ad agire. È una chiamata all'azione la Laudato Si'.